Ciao Gina, ciao. Senti come sta oggi? Ma oggi sembra un po' meglio, però è ancora di là. Vado a dargli un'occhiata. Ehi, ciao. Ciao! Cioè, sei rimasto dove t'ho lasciato? Senti, come stai oggi? Un po' meglio, grazie. Ho capito che forse, tutto sommato, un pareggio a Bergamo non è poi così male. Oh, finalmente! Che poi, oh, che sia chiaro, anche io volevo vincere con l'Atalanta. Ma come ti ho già detto, siamo solo alla seconda giornata. Il reale valore di forza delle squadre deve ancora uscire. Bravo! Aggiungi a questo che le altre hanno incontrato squadre di medio-bassa classifica, mentre noi abbiamo già avuto un big match alla seconda giornata. Ottimo! Lo vedi che quando ti impegni anche tu? Insomma, questo pareggio che nel calcio non sempre è da disdegnare. Esatto, è figlio di alcune clamorose occasioni sprecate, di un mancato rosso e di una partita sottotono di alcuni calciatori come Leao, ad esempio, che... No, aspetta. Leao ha già la testa al PSG o al City o al Real. Non vedi come distratto, indolente, non rinnoverà. Perderemo a zero anche lui, lo sento. No, dai, stavi andando così bene. Allora, diciamo la verità, anche a me preoccupa il rinnovo di Rafa, che però scade nel 2024. Almeno tutto quest'anno godiamocelo, ok? Piuttosto, rispetto al Milan dell'anno scorso, siamo partiti con 3 gol subiti in 2 partite. Che fa un po' strano? Frank... Dio mio, quanto mi manca Frank. Mi manca la sua grinta, la sua tenacia, la sua tecnica, la sua qualità, i suoi assist, i suoi gol. Ma stiamo parlando di Frank Kessié o Frank Rijkaard? Dai, che poi ti ricordo, tra parentesi, che tu eri quello che l'anno scorso lo volevi sbattere in tribuna tutta la stagione perché non voleva rinnovare con noi. Però, per carità, in effetti ci serve un giocatore più fisico che faccia filtro, eh? Però, oh, manca più di una settimana. Vediamo se la società interverrà sul mercato. Oddio, scusa! Non dire quella parola, non dire mercato! Perché vivi nell'illusione? Lo vuoi capire o no che Redbird non ha nemmeno i soldi per comprare il Milan? Figurati se sta pensando al calciomercato. Non compreremo nessuno. Siamo a posto così, lo dicono loro. Ora lasciami al mio dolore. Pioli out, Redbird out. Ma no, dai, cioè, ma eravamo out. Partiti proprio così Redbird bene. Aspetta, ti tiro su il morale. Hai visto che super prestazione e che gol Ben Nasser? Sì. E perderemo a zero anche lui. Gina, e se vuoi lo accompagno io dal neurologo, sì. Perché se magari comincia subito una cura...